Estate calda alla Ragaini, i radiatori di Loreto, i sindacati proclamano 20 ore di sciopero per fermare i 166 licenziamenti annunciati dall'azienda. Donne e lavoro nelle Marche, dall'analisi alle proposte, se ne è parlato in un incontro ad Osimi. Ben ritrovati con l'informazione sindacale a cura della CISL Marche, in studio Cinzia Castignani. In apertura ai sindacati sul piede di guerra ha proclamato un pacchetto di 20 ore di sciopero contro i 166 licenziamenti annunciati dalla Ragaini Radiatori di Loreto. A seguire Donne e Lavoro nelle Marche, incontro promosso dalla Consulta delle Donne del Comune di Osimo con CGL, CISL, UIL, Marche, Commissione di Pari Opportunità della Regione Marche e della Provincia di Ancona, dedicato all'occupazione femminile nelle Marche, una delle regioni più ad alto indice di disoccupazione del centro-nord Italia. La doccia fredda arriva dopo una lunga vertenza, il licenziamento di 166 dipendenti su un totale di 320. Così scatta la mobilitazione con presidio, prima di una serie di iniziative che culmineranno in 20 ore di sciopero. Accade alla Ragaini di Loreto, azienda produttrice di radiatori in alluminio per il mercato europeo, dove sindacati e lavoratori hanno risposto incrociando le braccia. Il tavolo di giovedì 25 maggio ha congelato ogni speranza, dopo che l'azienda si era impegnata a pagare gli stipendi arretrati. Ora si apre una fase nuova, più drammatica. Danilo Capogrossi, FIM CISL Marche. Con i numeri che hanno in qualche modo proclamato, abbiamo un forte rischio che l'azienda venga messa in discussione in maniera totale. Perciò la perdita completa di un assetto industriale che, anche se complicato, era comunque una risposta a tante famiglie del territorio che coinvolge i comuni di Loreto, Recanati, Porto Recanati e limitrofi. E sicuramente la situazione sarà nei prossimi due mesi complicata. L'avvertenza c'era il suo iter che sarà fatto prima in sede sindacale fino a inizio luglio, poi continuerà in sede istituzionale. Non credo che ci siano gli spazi per trovare soluzioni attualmente, a meno che l'azienda non ci riconvochi a un tavolo dove ci proponga qualcosa da portare ai lavoratori per un coinvolgimento più concreto e serio anche per il futuro dell'azienda che resterà. È un appello dei lavoratori in protesta agli altri lavoratori dell'azienda a tenere alta e partecipata la mobilitazione. Filippo Franchini, RSU, FIM CISL. Abbiamo chiesto ai nostri colleghi, visto che qui siamo meno della metà, tutti noi conosciamo una persona che oggi è stata a casa per un futile motivo e non ha voluto partecipare. E quindi quello che dobbiamo fare in questo momento è cercare di tirare dentro quante più persone possibile, perché per attirare l'attenzione dobbiamo essere tutti e forse non basterà nemmeno quello. Le Marche sono una delle regioni a più alto indice di disoccupazione di genere e al 30% quella femminile nella fascia d'età tra i 15 e i 29 anni. Numeri di partenza da analizzare e dai quali far scaturire proposte. Il tema è stato trattato nell'incontro Donne e Lavoro nella Regione Marche e nella provincia di Ancona, organizzato ad Osimo dalla locale Consulta Donne Pari Opportunità. Sentiamo Cristiana Ilari, neoeletta nella segreteria regionale della CISL Marche. Pensiamo di poter portare i bisogni quotidiani delle donne che necessitano di più servizi e di una maggiore flessibilità oraria. I tempi di vita e i tempi di lavoro vanno armonizzati. Per questo è molto importante lavorare su un welfare che sia un nuovo welfare di tipo generativo, sia con i comuni e quindi nell'area dei servizi, servizi alla persona, trasporti, mense, scolastiche, servizi educativi, sia sul fronte del lavoro, perché la contrattazione nei luoghi di lavoro può rappresentare una buona opportunità. Sulla variabile lavoro si concentra anche l'impegno della Commissione Pari Opportunità della Regione Marche. La parola alla Presidente Mary Marziali. Si sono da poco conclusi 5 corsi, uno per ogni provincia, dedicato e destinato a donne sopra 35 anni, quindi con una difficoltà di inserimento e reinserimento lavorativo. Queste donne hanno svolto questo corso nel settore turistico alberghiero presso gli istituti alberghieri delle 5 province e
c'è una parte di tirocinio che stanno concludendo in questo momento. Speriamo che questo corso possa essere un ottimo biglietto da visita per la ricollocazione al lavoro. Crediamo che il lavoro sia un fattore importante, la prima forma di espressione di ogni persona, non di meno per le donne. Questo progetto era stato fatto anche nella precedente commissione pari opportunità e circa il 60% delle donne che hanno partecipato a questo tipo di attività formativa poi hanno o trovato un'occasione di lavoro dipendente oppure anche è stata l'occasione per mettersi in proprio, quindi il lavoro autonomo come forma di autoimpiego. E per 5 minuti CISL è tutto, maggiori approfondimenti sul sito cislamarche.it. Grazie per averci seguito.